Vi voglio raccontare una storia, di quella che assomiglia molto a una vicenda di sciacalli, poi mi direte voi se è il nome giusto. Voi sapete che purtroppo è scomparso il povero Salom. È successo che un fotografo, Ramon Melò, un fotografo spagnolo, aveva la sequenza fotografica e foto abbastanza crude dell'incidente. Un fotografo professionista non è una bella cosa, però ha messo in vendita le foto. Ovviamente l'organizzazione Dorna ha deciso che queste foto non dovevano uscire e quindi le ha bloccate. Non è una bella cosa, assomiglia alla censura, però in effetti l'organizzazione, la legge sul diritto di espressione è diversa di paese in paese, quindi il detentore dei diritti ha diritto di applicare la legge del proprio paese. Oltre a questo, è in effetti di cattivo gusto diffondere in una certa maniera certe immagini se non sono ritenute decenti, se sono ritenute lesive della dignità, della privacy di una persona che ha sofferto. E questo fotografo è stato quindi bloccato. È successo che un giornalista italiano si è sporto, si è affacciato dietro il computer di quest'ultimo, ha fotografato le foto. Altri giornali volevano acquistarle, ma ovviamente non è stato possibile per il blocco di Dorna. Cosa è successo? Che il giorno dopo alcuni di questi fotografi hanno visto le immagini pubblicate e sono andati dal fotografo e glielo hanno detto. Questo fotografo si è alzato, questo fotografo derubato delle sue immagini che non poteva vendere, ed è andato da questo giornalista italiano, lo ha preso per il collo e pare ne sia nata una colluttazione. Ovviamente la vicenda è un po' più ricca di così, ma insomma risparmio dei dettagli. Cosa è successo? Che c'è stata una persona che ha fatto delle foto non bellissime, sono state bloccate dall'organizzazione perché evidentemente troppo crude, troppo lesive, avevano qualcosa che non andava. Evidentemente qualcuno non solo non le ha comprate, non solo ha infranto il veto dell'organizzazione. Voi sapete che sul pass c'è scritto che tu ti attieni al regolamento dell'organizzatore per il comportamento in pista, questo vale soprattutto per i fotografi più che per le opinioni. In realtà, quindi questo giornalista non solo se ne è appropriato indebitamente, le ha fotografate e ha avuto il coraggio di pubblicare la foto di uno schermo di computer, pensando di fare una cosa furba, su un giornale, derubando quindi un fotografo che è stato danneggiato due volte dall'organizzazione, che gli ha impedito di vendere le foto che ha fatto, e sono stati danneggiati dei colleghi che volevano regolarmente comprare le foto, che però si sono attenuti ligiamente al veto posto dall'organizzatore. È arrivato questo più furbo degli altri, che ha rubato le foto fotografandole allo schermo di un computer e le ha pubblicate su un giornale. Quindi esiste una vicenda brutta, una persona che cerca di guadagnarci sopra, a cui viene impedito, che si rassegna ovviamente obbedendo alle regole, altre persone che volevano mangiarci sopra anche loro, comprando le foto, ma si rassegnano obbedendo alle regole, e poi c'è uno più furbo di tutti che prende le foto e le ruba, ruba delle foto già bloccate, le fotografa, se ne appropria e le pubblica su un giornale. Queste foto le potete trovare un famoso quotidiano sportivo nazionale di qualche giorno fa. Ora, dite voi come, secondo la vostra opinione, secondo il vostro modo di vedere, può essere chiamata questa storia? Che tipo di persone fanno informazione? Che tipo di persone hanno la tessera? Che tipo di persone sono giornalisti e hanno, diciamo così, il tesserino di giornalista con tanto di corsi di deontologia fatti, tenuti e seguiti. E secondo voi cosa un cittadino dovrebbe fare? Che tipo di fiducia dovrebbe eventualmente avere verso un giornalista come questo, giornalisti come questi che scrivono su carta stampata e che sono anche direttori di testate online? Non so, al di là del fatto di voler pubblicare o meno la foto, mi sembra abbastanza singolare l'averla rubata ad una persona che l'aveva fatta, l'averla comunque pubblicata, al di là del cattivo gusto, della cattiva qualità che può avere una foto
ottenuta fotografando uno schermo, quindi che tipo di persona è chi fa una cosa del genere, chi ruba la foto, chi ne impedisce la pubblicazione, questo è un discorso a parte, e il giornale che poi la pubblica, e la gente che gli dà i soldi. Questa era la mia storia.